Adesso siamo alla pagina dello sport, domani il match Pescara-Pontedera, poco fa la conferenza stampa tradizionale di mister Auteri per raccontarci che cosa è stato detto, quali sono le ultime novità. Abbiamo in diretta Enrico Giancarli. Eccolo qua. Buongiorno Enrico. Eccoci Marina, buon pomeriggio, ben trovati a tutti. Noi siamo proprio all'esterno dello stadio Adriatico Cornacchia. Come hai detto tu in apertura, poco fa la conferenza stampa del tecnico biancazzurro Gaetano Auteri in vista del match di domani, ore 14:30 contro il Pontedera, direzione affidata alla signora Maria Marotta della sezione di Sapri. Confermate l'assenza di Mirko Drudi, che non sarà tra i convocati, al pari di Chiarella, che ha avuto una ricaduta al problema muscolare, non ci sarà neanche Ingrosso per via della squalifica, non ci saranno Blanuta e Sorrentino impegnati con le rispettive nazionali. La buona notizia è che Pompetti ha smaltito il problema che lo ha tenuto fermo in settimana. Lui e Rauti saranno regolarmente a disposizione e con molta probabilità Pompetti giocherà dal primo minuto al posto di Drudi, che non ha recuperato in difesa. Toccherà a Hierardi. Ci andiamo ad ascoltare allora i passi salienti della conferenza stampa del tecnico biancazzurro Gaetano Auteri e poi torneremo qui in diretta. Ma Pompetti e Rauti stanno bene. Rauti ha avuto qualche giorno in questa settimana di febbre, però poi da un paio di giorni ritorna a lavorare. Vabbè, Drudi non ci sarà, non è ancora disponibile. Vabbè, Ingrosso lo sapete, squalificato. E poi non ci sono né Sorrentino né Blanuta, che sono in nazionale, e neanche Chiarella, che purtroppo in settimana ha avuto una piccola ricaduta sul problema regresso. Pompetti quindi abile e ruolabile per giocare o farà le valutazioni? No, Pompetti sta bene. Allora le chiedo un po' sul reparto offensivo, perché la settimana scorsa aveva detto probabilmente cambieremo qualcosa, invece a Teramo non aveva cambiato nulla riproponendo Rauti, Ferrari e Clemenza. Le chiedo se questo adesso è l'assetto oppure se Rauti potrebbe avere una chance domani. Grazie. Ma ho detto prima, Rauti è stato 3 giorni con la febbre, praticamente dalla partita di Teramo, subito dopo Teramo, si è allenato, no, non è al massimo in questo momento, nel senso che è un giocatore che salta allenamenti, fare 90 minuti, alta performance non è semplice, però è un giocatore importante che sta bene, quindi... Io le volevo chiedere intanto sul Pontedera che tipo di squadra si aspetta e che squadra è quella toscana, e poi se in difesa, almeno vista l'assenza di Drudi e Ingrosso, in teoria ci sono gli uomini contati con Janes e Hierardi al centro, si è pensato anche a un utilizzo. Ritorniamo sempre a queste domande sulla formazione, vabbè, ma sì. E alla fine questo è. No, se magari volevo... No, la formazione, il Pontedera è una squadra che gioca un 3-5-2, una squadra che fa molta densità, che si difende molto bene nella propria metà campo. Quello che noi andremo a fare dal punto di vista delle scelte non lo so, ci sono tanti giocatori che possono giocare, stanno tutti bene, non c'è Drudi e Ingrosso, questo è il fatto importante. Io non sono preoccupato di non avere domani 2 giocatori del livello di Drudi e Ingrosso, perché ci sono i Lanes, i Erardi, perché c'è Frascatore che può interpretare quel ruolo, perché c'è Veroli che naturalmente è un giocatore in quel ruolo. Poi dopo le scelte le faremo domani al momento opportuno, però durante la partita ci sarà sempre da intervenire e da modificare qualcosina, quindi qua, come ho detto tante volte, non è che chi viene scelto è titolare in assoluto o è nettamente più forte di un altro che non viene scelto. Fortunatamente abbiamo un gruppo in cui c'è competizione, in cui c'è un livello importante, anche lo stesso Giambò, Memusciai, che piano piano sta recuperando dal problema che ha avuto, quindi tutti dobbiamo essere utili. Poi tocca all'allenatore fare le scelte iniziali, ma chi non viene scelto dopo non è mai bocciato. Io stavo chiedendo se poteva avere una chance, ma ha interrotto Cernigoi in attacco, se ancora non ha recuperato bene da quelle settimane. Grazie. Chi non ho capito perché. Cernigoi in attacco, se poteva avere una chance. No, Cernigoi è un giocatore che sta bene, ha recuperato dal problema che aveva avuto 15 giorni fa. Sta acquisendo continuità di lavoro. È un giocatore che ha qualità, si deve mentalizzare con noi. Quando dico mentalizzare significa che deve essere sempre continuo dal punto di vista del lavoro. Quando sta bene, è un giocatore che sta bene, è un giocatore che ha pure qualità, è un giocatore che a me piace perché c'ha qualità. Poi che le possa esprimere queste qualità
tocca a lui dimostrarlo, ma se le esprime, di sicuro le esprime attraverso un atteggiamento più consapevole in allenamento, più continuo, più determinato, ecco. Bene, Enrico, che altro vuoi aggiungere? Ma diciamo, Marina, che almeno sentendo un po' la conferenza di Uteri, le scelte sembrerebbero fatte con Gerardi e Giannis nel cuore della difesa, con Zappella da un lato e Veroli dall'altro per completare la linea 4. Giocherà Jacobucci tra i pali, lo ha detto esplicitamente il tecnico Uteri, poi Pompetti, Derisio e Pontisso in mediana, dovrebbero giocare ancora Dursi, Ferrari e Clemenza in attacco. Poi magari c'è il solito barlottaggio con Rauti, ma ancora non sta benissimo Rauti, almeno come ha detto il tecnico Uteri in conferenza stampa. L'appuntamento è per domani, fischio d'inizio alle 14.30, Pescara Pontedera, dirige signora Marotta di Sapri, Pescara che deve vincere per restare agganciato al treno che porta al terzo posto. A te.